Ciao a tutti, bentornati sul canale. Come state? Come vanno le cose? Allora, oggi sono qua per rispondere a una domanda, insomma, che mi hanno fatto su Instagram. Su le cose da vedere, da fare a Londra durante il periodo di Natale, perché appunto su Instagram spesso mi scrivete, mi mandate messaggi, mi fa molto piacere. Io cerco di rispondere subito, altre volte, insomma, vi dico ok. Vi risponderò magari con un video e quindi questo è proprio un video ad hoc, per cui delle cose da fare ce ne sono moltissime. Vi consiglio di prenotare, se vi va, un balletto. Nel periodo natalizio è tradizione andare a vedere il balletto Lo Schiaccianoci. E questo balletto lo potrete vedere sia alla Royal Opera House oppure al Teatro London Coliseum. Questo balletto di solito lo fanno sia a dicembre, ma anche a gennaio, ci sono delle date anche a gennaio, però vi consiglio appunto di prenotare subito, altrimenti non troverete i biglietti. Comunque poi vi lascerò qua nell'info box magari i siti di questi teatri. Un'altra cosa carina da fare durante il periodo natalizio è quella di andare a prendere un afternoon tea proprio a tema natalizio. E io vi consiglio di andare al Savoy. Io al Savoy sono stata per Capodanno 2 volte perché mi è piaciuto proprio molto. È bello l'ambiente, molto elegante, molto accogliente. È un ambiente speciale, quindi se volete farvi un regalo, volete passare un pomeriggio, insomma, ad essere coccolati dallo staff del Savoy, io vi consiglio appunto l'afternoon tea, con i dolcetti appunto della tradizione, natalizia inglese. Un posto magico dove andare anche con la famiglia, che piacerà sicuramente anche ai bambini, a Kew Gardens. Io sono stata l'anno scorso, vi ho fatto anche un video. Praticamente sono questi giardini bellissimi che vengono illuminati in maniera spettacolare. Ci sono dei giochi d'acqua, ci sono appunto delle installazioni nei vari laghetti di questo giardino, di questi giardini che sono appunto famosissimi. E vi consiglio appunto di andare la sera per poter gustare questo spettacolo e mentre farete il percorso per visitare questi giardini troverete anche degli angolini dove poter mangiare. Per esempio ci sono i marshmallow che si fanno brustoliti, che sono buonissimi, c'è la cioccolata calda e poi c'è anche la zona dedicata ai bambini con i giochi, quindi un piccolo Luna Park per loro. Allora, poi una cosa che può piacere molto ai bambini è visitare il Santa's Grotto, cioè questa grotta dove c'è Babbo Natale, che è una grotta, una casetta. Insomma, di solito viene fatto in tutti i centri commerciali, nei negozi principali dove ci sono appunto delle cose per bambini. E io vi consiglio, almeno ho letto, che è bellissima l'atmosfera che si respira al Sharky and George. Sharky e George si trova a Chelsea, loro sono degli esperti che organizzano, insomma, eventi per bambini, hanno organizzato questo Santa's Grotto che è una festa a tema natalizio con tanti giochi, con Babbo Natale e con l'ambientazione proprio natalizia. Quindi se volete partecipare guardate qui sotto nell'info box. Poi un'altra cosa che può essere interessante è andare a sentire i canti natalizi. A Barbican c'è un concerto proprio per Christmas Carol. Una cosa originale è che gli interpreti, i cantanti, saranno tutti vestiti con abiti d'epoca del XVIII secolo. Un'altra cosa che può interessare, chiama la musica, chiama gli spettacoli, è vedere scarpette rosse, red shoes. Questo spettacolo dalle scenografie sontuose dal sapore hollywoodiano si svolgerà al Sadler's Wells Theatre qui a Londra e come al solito qui sotto nell'info box troverete le informazioni. Poi un'altra cosa che può essere interessante da fare è andare a vedere uno spettacolo cinematografico in un cinema che è stato addobbato proprio per Natale e c'è questo Backyard
cinema. Da quello che ho visto nella preview che gira su Instagram, ci sono le coperte che vengono date, ci sono queste poltrone molto comode, e insomma, il posto dove questo cinema viene allestito è appunto decorato a tema natalizio, e il cinema, insomma, è trasformato come un regno della neve, Snow Kingdom. E durante il cinema e durante il film si può anche mangiare e si può anche bere. E i film che vengono appunto proiettati sono i classici natalizi, quindi potrete vedere La vita è una cosa meravigliosa, L'elfo, i Muppets Show per di Natale, e Mamma ho perso l'aereo, insomma, questi film qua. Comunque trovate tutto nel sito che vi lascerò qui sotto. Un'altra cosa da fare, se vi va, ma che non è proprio a tema natalizio, ma una cosa speciale, è partecipare a Secret Cinema. Secret Cinema è un cinema, uno spettacolo cinematografico dove voi sarete i protagonisti. Loro ricreano il team di Secret Cinema ricrea come dire, un set cinematografico di un film o di un telefilm che ha avuto particolare successo, e quando vi iscrivete a questa cosa, loro vi spediscono una mail, vi dicono anche il personaggio che voi interpreterete durante questa situazione, questo cinema così immersivo. Ed è un gioco veramente divertente. Io l'ho fatto ed è una festa, possiamo dire, in costume, molto molto simpatica. Quest'anno, in questo periodo, quindi novembre e dicembre, il film di riferimento è un telefilm, è Stranger Things, un telefilm ormai cult, e hanno ricreato per l'occasione il mall, il centro commerciale, ma non si sa niente perché appunto è tutto segreto, bisogna partecipare per poter capire insomma cosa avverrà. Poi un'altra cosa carina insomma da fare nel periodo invernale è quella di visitare i mercatini. A South Bank c'è questo mercatino enorme, grande, insomma, dove ci sono anche tutta la parte anche dove si può mangiare. C'è anche un altro mercatino simpatico all'Est Square, però un po' in giro trovate questi mercatini. Questi sono due dove non dovete prenotare, però se andate a South Bank potreste aver voglia di prenotare un igloo, perché ci sono questi igloo sul Tamigi dove potete cenare. Però c'è una lista d'attesa piuttosto lunga, da quello che so. Io non ci sono mai andata, però si può sempre provare. Un'altra cosa che si fa durante il periodo natalizio è quello di andare a pattinare sul ghiaccio. Ci sono le piste di pattinaggio sul ghiaccio ovunque, le potete trovare da tutte le parti. Una molto gettonata che piace tanto è quella della Summer's House. È una pista molto grande, spettacolare, soprattutto la sera. Ci sono anche dei concerti, c'è il DJ, le luci sono appunto molto belle e intorno ci sono dei negozietti dove si possono comprare dei regalini, dei souvenir, e c'è anche il bar gestito da Fortnum & Mason dove potete prendere i dolcetti natalizi, potete prendere la cioccolata calda oppure una coppa di champagne. Un'altra cosa da fare è andare insomma a visitare il Luna Park a tema invernale, Winter Wonderland, che è quello principale, ma ce ne sono anche altri. Comunque io ho girato delle immagini e vi lascio i link ai video insomma di questi Luna Park, ma qui non dovrete prenotare in anticipo, non vi preoccupate. Allora, ho un suggerimento anche per quelli che amano i drink e in particolare amano il gin, perché c'è un bar, insomma, dove potete assaggiare questi drink, questi super alcolici, che si chiama Mr. Fog Society, e la
In particolare c'è una degustazione che si fa ogni martedì dalle 7 di sera in poi, proprio a base di diversi tipi di gin, accompagnati da piccoli assaggi di formaggi, di carne, di vegetali. E quindi controllate se questa cosa continuerà anche a dicembre, però per il momento, io sto registrando questo video a novembre, c'è questa sul sito, insomma, c'è questa esperienza che si chiama Mr. Fog Society of Exploration. E quindi se volete, insomma, partecipare a questo tour interattivo del gin, controllate, insomma, sul sito e prenotatevi. Naturalmente di cose da fare ce ne sono tantissime, queste sono solo alcune che mi sono così venute in mente, ma facendo un piccolo giretto, insomma, in rete troverete anche altri suggerimenti. Io spero che questo video sia stato utile a chi me l'ha richiesto, sia stato così interessante per chi magari sta pianificando un giretto a Londra nel periodo di Natale. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, se vi va di vedere altri video, commentate. Io vi saluto. Ci vediamo al prossimo. Ciao!